Messaggio di domenica 1 settembre 2019, Oliveto Citra, Salerno. Fratelli e sorelle, sono Michele, il principe delle milizie celesti, l'arcangelo più potente che sta in cielo e in terra. Io sto al cospetto dell'Altissimo, la Santissima Trinità è in mezzo a voi. I cori angelici hanno pregato insieme a voi. Insieme a me ci sono gli arcangeli Gabriele e Raffaele. La nostra presenza in mezzo a voi è potente. Oggi la mano dell'Altissimo mi ha inviato in mezzo a voi per parlare all'umanità che è sempre più lontana dai richiami del cielo. La terra subirà la purificazione attraverso grandi castighi. Il fuoco divamperà in molte nazioni. I mari inonderanno molte città, molte anime soffriranno perché il male domina nella loro vita. Non temete, fratelli e sorelle, la Santissima Trinità protegge tutti coloro che praticano la giustizia, l'amore, la carità. Tanti nel mondo stanno soffrendo perché Satana perseguita chi opera la volontà dell'Altissimo. La giustizia divina sta per compiersi sulla Chiesa. Molte ricchezze che appartengono al Vaticano verranno distrutte. Molti ministri infedeli verranno smascherati. Chi gestisce il Vaticano verrà ignorato dai potenti del mondo. Il popolo di Dio non seguirà le falsità che divulgheranno. La legge di Dio non può essere cambiata. Essa è scritta nel cuore di ogni uomo e non appartiene a nessun potere umano. Fratelli, sorelle, la mia presenza è potente in mezzo a voi. Molti nel mondo stanno invocando l'aiuto dal cielo. L'intervento divino è già in atto. Pregate per il mondo, ne ha bisogno più di quanto possiate immaginare. Il segreto di Fatima aveva già annunciato tutto questo alla Chiesa. La misericordia dell'Altissimo ha un termine per tutti quelli che lo rinnegano. Fratelli, sorelle, questo luogo sta per essere manifestato al mondo perché il disegno dell'Altissimo deve andare avanti. La vostra perseveranza verrà premiata. Non temete, abbiate fede. La Madre Santissima Maria è in mezzo a voi. La sua presenza accompagna sempre i suoi figli. Vi amo, fratelli e sorelle. Gli angeli del cielo sono sopra di voi. Stanno raccogliendo le vostre richieste. Vi amo, fratelli e sorelle. Oggi la mia missione è giunta al termine. Invocatemi sempre, perché il male tenta sempre di confondervi e allontanarvi dalla verità. Vi dono la benedizione della Santissima Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.